La buona scuola esiste e si perpetua nel ricordo di chi ne è stato protagonista. Un esempio che al primo circolo didattico Oberdan di Andria hanno concretizzato in due borse di studio assegnate ai piccoli alunni che si sono distinti non solo nella didattica, ma anche e soprattutto in generosità e spirito di iniziativa. Caratteristiche che hanno sempre accompagnato nel loro lavoro due insegnanti di questa scuola, Cetti Leonetti Marmo e Ginevra Lorusso Suriano, il cui ricordo è in questo appuntamento di fine anno scolastico, che è anche l'approdo del percorso didattico e pedagogico di 1120 bambini del circolo Oberdan, tutti protagonisti dello spettacolo dedicato alle quattro stagioni, portato in scena a conclusione dei progetti curati da Francesco Martinelli, Anna Maria Orlando, Massimo Ieva e Domenico Tacchio, e dedicati a musica e teatro, alle emozioni in musica, alla scrittura e alla messa in scena, al viaggio e al crescere in musica. Se da una parte ci sono i sorrisi dei piccoli attori di questo spettacolo, dall'altra ci sono le emozioni dei genitori e quelle di un ricordo che non tramonta mai, perché la buona scuola, come spiega la dirigente del primo circolo Oberdan, Nicoletta Ruggero, è possibile anche grazie alle capacità pedagogiche di insegnanti come Cetti Leonetti Marmo e Ginevra Lorusso Suriano. Due docenti encomiabili, due persone di eccezionale bravura, capacità pedagogica, che ci hanno lasciate in servizio, ma hanno lasciato il loro segno. Di loro parlano soprattutto i bambini e il loro diventare uomini pian piano. Alcune generazioni di alunni le hanno viste nel fiore degli anni e testimoniano ancora la loro bellezza interiore. Con due borse di studio in loro memoria, noi le vogliamo ricordare e celebrare, perché la buona scuola è veramente questa, quella fatta tutti i giorni con il sorriso sulle labbra e con le maniche della camicia rimboccate.